Sono trascorsi 3 anni dalla prima vittima causata dall'assenza di un pronto soccorso a Giarre. Maria Mercurio è stata solo la prima di 14 vittime a partire dal 2015 e sono stati 14 i lumini accesi ieri sera in Piazza Duomo a Giarre dal comitato Rivogliamo l'ospedale. 14 più 1 spento a ricordare che la prossima vittima potrebbe essere imminente data l'assenza sul territorio di una struttura fondamentale per garantire il basilare diritto alla vita. Forse è il fato che ha voluto che tutto ciò si verificasse il 23 maggio, che ricordiamo del giorno della strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Falcone con gli uomini alla scorta. Noi purtroppo per il terzo anno consecutivo siamo qua a ricordare le nostre vittime. Il primo anno la morte della signora Maria Mercurio, la quarta in ordine cronologico dopo la chiusura del pronto soccorso, ci ha fatto indignare naturalmente. E sappiamo tutti, ricordiamo tutti bene i fatti che sono avvenuti. Lo scorso anno avevamo un conteggio ulteriormente aggiornato e oggi contiamo già 14 morti dovuti alla chiusura del pronto soccorso e ai disservizi ad esso correlati. Siamo più che convinti che purtroppo, anche se speriamo di no, il conteggio sarà ulteriormente aggiornato. Confidiamo nella politica regionale e la buona intenzione del neopresidente Musumeci di ripristinare il pronto soccorso così come ha detto, affinché si possa porre rimedio a questi servizi che chiaramente non riguardano solo il territorio di Giarre, ma anche quello di Acireale. Il governatore Musumeci l'altro giorno in visita qua a Giarre ha detto che inseriranno sicuramente nella nuova rete ospedaliera la proposta per il ripristino del pronto soccorso all'ospedale di Giarre, però dal nostro punto di vista ha fatto una gaffe dicendo che attenderanno poi l'esito e il responso da parte del Ministero. Il Ministero, come già ben sappiamo perché ci siamo stati, non ha competenze specifiche per quanto riguarda la decisione della Regione di aprire o chiudere un determinato pronto soccorso, un determinato ospedale. Quindi è solo e esclusivamente una volontà regionale, una volontà politica regionale che deve assolutamente cambiare e mutare lo stato delle cose. A celebrare il ricordo delle vittime dell'ospedale Fantasma ieri sera al Duomo anche alcuni lavoratori delle cooperative sociali e come sempre in prima fila l'affranta sorella di Maria Mercurio, Aurelia Mercurio. Sono passati 3 anni, oggi sono 3 anni che da quel maledetto giorno, però a quanto vedo non si muove niente, non si muove nessuno e nessuno viene a manifestare il disagio che abbiamo qua a Giarre. Siamo ancora oggi senza ospedale. Siamo senza ospedale, quindi non sappiamo più cosa fare, non lo so cosa dire. Cioè la gente non partecipa, non c'è nessuno, come se non ci fosse bisogno di un pronto soccorso o di un ospedale. Non lo so che cosa sta succedendo qua a Giarre, non lo so, c'è un menefreghismo totale su questa cosa. Poi magari fanno le serate, fanno feste, tutti presenti, allora lì possono essere tutti presenti. Io non so come definire questo fatto, non lo so. Io so che mia sorella non c'è più. Da 3 anni oggi, sono 3 anni che mia sorella non c'è più proprio per un mancato soccorso, perché il pronto soccorso era chiuso qua a Giarre e non so la gente che cosa ha in mente, non so che cosa ha nella testa la gente, non lo so.